Pietrasanta è oggi la prima città in Europa, Dio direi nel mondo, perché sono un campanilista fervente, ma non tanto per la singola città, ma per il ruolo che dal punto di vista artigianale ha Pietrasanta nel mondo, ormai da molti secoli. Oggi il sigillo è arrivato e si dice che la nostra città, grazie ai suoi artigiani del marmo, del bronzo, del mosaico, sono insieme alla città un'eccellenza e quindi siamo al primo posto, un primo posto confermato anche dalla scelta degli artisti più importanti che decidono di venire a Pietrasanta per realizzare le loro importanti opere, che poi saranno collocate in tutto il mondo. Ebbene, noi abbiamo un dovere, che è quello di formare sempre di più questi artigiani, che poi diventeranno talvolta artisti. E come facciamo? È abbastanza semplice, dobbiamo investire nella scuola. E quindi noi abbiamo un istituto d'arte che langue, trasformato in liceo artistico, forse un errore. Abbiamo una sede forse non adeguata, ma noi dobbiamo investire in tal senso. Noi dobbiamo fare un connubio tra quello che è il liceo artistico e quindi l'istituto d'arte, dare la possibilità a questi ragazzi di arrivare e crescere e poi andare nella direzione della specializzazione. Abbiamo il centro arti visive, il CAV di Pietrasanta, che deve essere un elemento di collegamento tra quella che è la gioventù, quindi passando attraverso l'apprendimento della scuola superiore, arrivando poi ad avere un master che possa transitare anche attraverso l'Accademia. Abbiamo l'Accademia di Carrara, ma abbiamo l'Accademia di Firenze. In ogni caso, Pietrasanta deve rimanere al centro dell'istruzione. Quindi puntare molto sull'istruzione, puntare molto sulla scuola e dare la possibilità a questa città, a questa terra, la Toscana, l'Italia, di coltivare al proprio interno nuovi talenti. Abbiamo questo obbligo, abbiamo questa missione e tutti insieme sono sicuro che con lo stesso entusiasmo che ci ha portato ad essere primi nel mondo come città artistica, città d'arte, città dell'artigianato, riusciremo anche ad essere una delle prime città per la formazione dei nostri giovani, che un domani saranno gli artisti più apprezzati nel mondo.